Matteo, a tutti ciao e benvenuti a Giocherino in questo nuovissimo video. Come sempre ragazzi, il sabato vi porto qualcosa di diverso e vi sembrerà di sicuro assurdo. Oh mio Dio, Giocherino, stai portando un video su Sliterio, Sliterio, come caspita si pronuncia? Oh! Tutti ben sappiamo ragazzi che su YouTube, siccome ovviamente ci sono le mode, c'è stato un periodo in cui praticamente tutti portavano questo giochino della minchia e siccome io sono una trasgrida in merda, porto un video perché la gente ci faceva le serie ragazzi, le serie su questo gioco. Porto un video quando ormai la gente non si ricorda manco più che sto gioco esiste. Forza giocherina! Piccola nota di servizio ragazzi, domani sarà il mio compleanno, per cui se gli altri anni erano giorni della settimana, quindi avevo una scusa tra virgolette per non portare video, quest'anno che domani è domenica e io di solito non porto video di domenica. Quindi non posso approfittare della scusa per un giorno di riposo. Vabbè, comunque sti cavoli, ragazzi, domani è il mio compleanno, per cui non so se è il caso che voi mi facciate già gli auguri oggi, perché si dice che porta sfiga. Per cui, se magari domani vi va di farmi gli auguri, potete, come sempre, ragazzi, contattarmi sui vari social. Trovate tutti i link in descrizione, c'è Instagram, c'è Facebook, quindi se volete scrivermi gli auguri, potete farlo sui social. Però, non perdiamo più tempo, andiamo un pochettino a divertirci. Su, Sliterio, Sliterio, come caspita se pronuncia? Che dire che mi chiamerò così, guarda, Giocherino. Ah, che spiritosa giocherina! Fai proprio morire da ridere. Allora, io non mi ricordo esattamente, a parte che pensavo ci fosse l'audio, invece non c'è sta manco l'audio, quindi praticamente, ah ok, lo sprint si fa col tasto sinistro del mouse, semplicissimo. Madonna e vermone, mazza e caramella di Natale, pazzesca. Ah, bisogna stare attenti ragazzi, perché questo è un mondo infame e la gente fa di tutto per mangiarti, per farti ridurre in 10.000 particelle, oddio! Oh, minchia! Che cosa ho fatto in questo momento? Vai via, perché sennò te distruggo. Sicuro, Madonna, sarebbe una cosa pazzesca. Ah! Uccidere uno di questi vermi giganti, però, insomma, temo che non sarà così facile, anzi, questi se te possono ammazzare, t'ammazzano, Madonna. Ah! La concia tua madre, mannaggia la pupazza, mi ha preso proprio per un pelino così. Stavo per ammazzarlo io, invece mi ha ammazzato lui, maledetto pezzo di cacca, proprio te lo dico così. Non voglio essere più volgare perché già sono stata abbastanza volgare in questo video, almeno fino ad adesso. Potrei magari far partire qualche volgarità se dovessero uccidermi di nuovo, perché, oddio, questo gioco è troppo coinvolgente. Quando ti mangiano e quando ti distruggono, non puoi fare altro che disperarti. Oh! Come vi stavo dicendo poc'anzi, cercherò di parlare anche di qualcos'altro perché, cioè, fare commentari su questo gioco mi sembra un pochettino improbabile, nel senso che, cioè, dopo che hai detto due cose non è per di qualcos'altro. Vi stavo dicendo poc'anzi che appunto domani sarà il mio compleanno. È la prima volta in 3 anni che capita di domenica, quindi praticamente gli altri anni, ragazzi, quindi da 3 anni a questa parte che sono venuta qui in Spagna, quindi a stare con Rodrigo, mi è stato praticamente impossibile festeggiarlo nel vero senso nella parola. Ho ucciso uno grosso, ragazzi. Questo momento era da incorniciare, scusate. Quindi nel senso che festeggiare, nel senso organizzare qualcosa di vero e proprio, tranne il primo anno che Rodrigo mi ha organizzato una specie di festa, non era proprio una festa, era una cena a sorpresa, quindi assieme alla sua famiglia, perché fortuna ha voluto che quell'anno non lavorasse lui la sera, il giorno del mio compleanno. Quindi tranne il primo anno, questi altri 2 anni, ragazzi, non abbiamo festeggiato praticamente. Che volevi fare? Che volevi fare? L'abbiamo festeggiata! Perché è capitato sempre di giorni che praticamente Rodrigo lavorava sia al mattino che la sera, quindi praticamente se abbiamo fatto una colazione fuori è stato pure troppo. Quindi tutto sto cavolo di casino per dire che nonostante io tipo negli ultimi 2 anni non abbia praticamente festeggiato il compleanno, quest'anno che mi capita di domenica, ergo Rodrigo non lavora per fortuna tutto il giorno, non ho la minima voglia di festeggiarlo. E adesso tutti quanti mi starete dicendo:
detto, ma giocherina, perché? Cosa dici per una volta che magari potete organizzare qualcosa di bello? La cosa divertente, ragazzi, è che essendo il mio compleanno vicino, ovviamente alla fine del mese, io la sincera verità siamo praticamente già agli sgoccioli con i soldi, per cui questa è la prima ragione, nel senso che non possiamo praticamente spendere in niente, cioè manco, che ne so, andarsi a mangiare un panino fuori, manco per quello. E seconda cosa, c'ho un po' di tristezza, vi dirò la verità, quest'anno, perché comunque sono 3 anni che non festeggio il mio compleanno assieme alla mia famiglia, quindi assieme a mia madre, che ben sapete è la mia figura di riferimento, insomma, forse una delle persone, non forse, sicuramente una delle persone più importanti della mia vita. Quindi festeggiare il mio di nuovo, insomma, per l'ennesimo anno il mio compleanno senza di lei mi rende estremamente triste, per cui sono triste quest'anno, ragazzi, vi darò la sincera verità. Quindi quest'anno non... cioè, ho chiesto espressamente a Rodrigo di non festeggiare in alcun modo, anche se lui non è molto d'accordo su questa cosa. Ci si mette anche il fatto che appunto non ci abbiamo quasi più un euro, quindi questa cosa, diciamo, che ha appoggiato la mia idea di non festeggiare. Infatti quest'anno non riceverò nemmeno un regalo, ma cioè sotto mia praticamente richiesta, perché Rodrigo magari avrebbe voluto ovviamente farmi un regalo, però dovete tenere in conto, ragazzi, che noi abbiamo festeggiato il 3° anniversario il 10 giugno, quindi appena 2 settimane fa, e per festeggiare l'anniversario, che per fortuna quest'anno è capitato di domenica, quindi è successa la stessa identica questione che è successa col compleanno, nel senso che gli altri 3 anni non abbiamo potuto festeggiare l'anniversario perché capitava in mezzo alla settimana. Quindi quest'anno che abbiamo avuto la fortuna, insomma, che anniversario è capitato di domenica, abbiamo approfittato appunto per mangiare fuori, quindi abbiamo fatto un pranzo fuori e in più ci siamo regalati, ragazzi, l'esperienza all'escape room. Non so se sapete di che cosa si tratta. Fatto sta che appunto abbiamo festeggiato così, quindi abbiamo mangiato fuori e siamo andati all'escape room, che purtroppo non è estremamente economico, per cui io ho detto a Rodrigo: guarda, facciamo così, quest'anno facciamo conto che quindi il pranzo dell'anniversario, il regalo dell'anniversario, valga anche per il compleanno. Io mi sa che mi sto rendendo conto adesso, ragazzi, che sprintando perdo particelle, quindi divento più corto. Sono proprio un genio, ragazzi, perché sono stata a sprintare fino ad adesso e ho rilasciato particelle praticamente dovunque, quindi mi sono accorciata invece che allungarmi. Sono praticamente un genio, va bene. Per cui, ragazzi, quest'anno, insomma, compleanno non lo definirei triste, perché sono io in prima persona a non voler festeggiare, a non volere regali, per cui compleanno, cioè, giorno come un altro, in pratica. Sì, compio gli anni. Se vi state chiedendo quanti anni compio, ragazzi, compio la bellezza di 27 anni. Sono 27 anni quest'anno, per cui non sono assolutamente pochi, perché mi appropinquo alla soglia dei 30, cosa che un pochettino, ecco, questa è una cosa che un pochettino mi rende triste, tra virgolette, nel senso che, mamma mia, ragazzi, si cresce, non si smette mai di crescere, si smette mai di invecchiare, praticamente, perché, cavolo, 30 anni non sono pochi, ragazzi, anzi, mi sembra adesso di aver fatto 20 anni, già ce ne ho 27 domani, per cui è meglio che non ci penso, perché sennò mi viene un pochettino di depressione. Fatto sta che ho fatto qualche progresso qua, cioè, più o meno, giocherina, cioè, mi sembra che sei sempre uguale, perché qua continui a mangiare, mangiare, mangiare. No, vabbè, mi sono riallungata rispetto a prima, Non lo so, io ho voluto parlare di sta cosa prima di tutto perché, come ho già detto prima, in questo gioco non è che si possa fare tutto questo gran commentari, per vi devo parlare di qualcosa. Hanno approfittato appunto per accennarvi questa questione del compleanno. Guarda il pezzo di merda che mi vuole chiudere. Ma va a cagare, va, sparisci, con me non c'è storia, cavolo. Oh, va bene, vediamo di resistere fino a quando non moriremo di nuovo, ragazzi, perché, cioè, questo gioco, definirlo gioco, mi sembra un pochettino troppo, sinceramente. E anche perché appunto non lascia spazio a molto commentari, nel senso che uno dovrebbe tipo giocare 20 ore e poi in editing prendere soltanto i momenti salienti, che effettivamente si riducono a pochissimi, per cui, cioè, non è sto granché praticamente. Minchia, quasi mi ammazza. Il pezzo di merda me l'ha mangiato il vermello. Vabbè, mangiatelo pure. Questi sono fami, te fanno uno scatto che te l'aspetti e te distruggono, ti riducono in particelle luminescenti. Non è uno scherzo. Oh, e questo qua continua, raga, c'ha proprio la fissa. E vattene a quel paese!
Non capisco perché si è fissato così con me, eh? Va a cagare, vattene a cercare un altro. Io sono qua in santa pace e mi sto per i fattacci miei, non lo so. Su, si può proprio ragionare con questi vermicelli d'oggi. Appena nato e viene qua, fammi te magnà, ma no. Anche no, io sono qua tranquillissima, che vado per la mia strada, mi faccio i fattacci miei, mi mangio le mie particelle luminescenti come se non ci fosse un domani. Dovrei fare un colpo grosso, dovrei prendere uno di quei vermoni super giganteschi. Vediamo se riusciamo a trovarne uno, proviamo. L'ultima follia di questo video. Oh, qua comincia ad esserci traffico, Madonna. Attenzione, ce n'è uno che è uguale a me, del mio stesso colore. No. Oddio, questo ci ammazza, ragazzi. Questo ci ammazza. No, ma sono deficiente. Vabbè. Finisce proprio bene questo incredibile video su Slaiterium. Vabbè ragazzi, che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi dovesse essere piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, perché c'è sta tanto da commentare, sicuramente. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!